L'idea nasce per cercare di portare una testimonianza, no, di questo dramma che ha colpito la mia famiglia, ma anche un'altra famiglia di Olbia, in questo caso specifico. E comunque questo murales deve rappresentare un manifesto contro il bullismo e il cyberbullismo. La nuova opera di street art realizzata dagli artisti Mambo e Rusty in via della Refezione a Olbia è un inno alla speranza. È dedicata a Vincent Plicchi, lo youtuber che nel 2023 aveva deciso di togliersi la vita in diretta a TikTok, dopo essere stato attaccato sul web da un gruppo di haters, e ad Achille Barabino, anche lui scomparso prematuramente. Un murale nel quale gli artisti dell'Emilia-Romagna hanno raffigurato i due giovani e alcune tra le loro più grandi passioni, come il gatto siamese di Vincent e l'ape, simbolo della squadra di rugby di Achille. Accanto, un'altra sezione per dire basta al bullismo e al cyberbullismo. Soprattutto vediamo la speranza di lasciare un messaggio per i giovani e per i ragazzi parlando nel loro linguaggio, che è quello della street art, dei graffiti. Cyberbullismo probabilmente faremo fatica a bloccarlo. Però dobbiamo dare gli strumenti per difendersi. Che cosa possono fare i ragazzi oggi per difendersi dal bullismo e dal cyberbullismo? La cosa più importante che possono fare è parlarne con persone di cui hanno fiducia, stima, ecco, quindi qualcuno che loro ritengono che possa supportarli, che sia ovviamente la famiglia, però magari uno può avere delle timidezze a parlare con un genitore, no, di certi argomenti, e quindi magari può essere il miglior amico, la fidanzata, ma non tenere il dolore, la preoccupazione dentro, perché è quello che porta dei drammi, è quello che poi vogliono le persone che creano questo odio contro gli innocenti.